Ciao a tutti amici di Security Info, bentornati ai nostri appuntamenti video con queste pillole di sicurezza. Siamo di nuovo qui con Fabrizio Cassoni di F-Secure e oggi parliamo di un componente particolare della suite di sicurezza di F-Secure che mi ha sempre un po' interessato. E si chiama DeepGuard, giusto Fabrizio? Corretto. Esatto. È un pezzo di software molto carino che sta fondamentalmente sulle nostre macchine oppure sui server che sono protetti dalla vostra soluzione endpoint, giusto? Esattamente che cosa fa questo? Questo non è un modulo, se vogliamo, è qualcosa di più di un modulo. Io lo definisco sempre un mix di tecnologie e di motori di scansione, perché effettua diversi tipi di check e diversi tipi di analisi. Quindi diciamo che DeepGuard è un ombrello sotto il quale sta un'altra suite di sicurezza, diciamo, un È quasi core la micro importante. suite di sicurezza da sola, in pratica. Esattamente di che cosa si occupa? Come funziona prima di tutto? Uno dei meccanismi principali che utilizza DeepGuard è legato al cloud. La prima cosa che DeepGuard fa quando analizza un oggetto è calcolare un checksum e ricavare un hash. Partiamo un attimo dall'inizio, però. Quando è che DeepGuard entra in azione? Quando è che comincia ad analizzare roba? È una protezione temporale, quindi è l'accesso di un eseguibile o di un documento in un formato infettabile. Ma quindi quando noi facciamo un doppio clic, quando il sistema apre un file o anche quando comincia a scaricarlo? Allora, la protezione temporale agisce quando il sistema o l'utente accedono a un file. Quando noi iniziamo a scaricare un oggetto dalla rete, agisce un'altra parte della nostra protezione che utilizza delle logiche assolutamente analoghe a quelle del DeepGuard. Quindi questi metodi, diciamo, di protezione si sovrappongono in un certo modo. Ho capito. Però adesso parlando di DeepGuard, appunto, parte un processo all'interno del nostro computer che abbiamo cliccato noi o che è stato attivato da un altro programma all'interno. E cosa fa DeepGuard? Allora, prima che si esegue il processo, DeepGuard appunto calcola un checksum, ricava un hash, invia l'hash ai nostri server in cloud utilizzando un protocollo criptato, ovviamente per garantire la sicurezza della comunicazione. E questo hash che viene inviato ai nostri server in cloud viene confrontato con i dati di cui siamo già in possesso. Quindi se un oggetto che abbiamo già rilevato è già stato categorizzato, catalogato dai nostri sistemi, ovviamente viene whitelistato o blacklistato a seconda dell'esito di questa prima analisi. Ecco, ricordiamo che la maggior parte della vita, diciamo, delle suite di sicurezza viene passata a creare le whitelist, ovvero sia a catalogare quelle applicazioni che vengono viste spesso in giro, perché vuol dire che se è molto diffuso, evidentemente, e non è mai stato collegato a un malware, evidentemente è un processo che va bene, è un processo pulito. Esatto. Invece, quando ci sono dei processi che non sono stati visti in giro molto spesso o che non sono stati visti in giro mai, automaticamente salta fuori una flag in cui si dice: un attimo, ferma tutto. Questo è un processo che viene terminato? Viene messo in quarantena? Viene comunque eseguito? Dipende dal grado di sospettosità, per così dire. Sicuramente una flag che viene alzata, una bandierina che viene alzata, che ci dice che l'oggetto è potenzialmente sospetto o molto sospetto. Da lì in poi possono innescarsi diversi altri tipi di analisi comportamentale che verifica come un processo, questa volta in corso di esecuzione, interagisce con il suo ambiente, fino a lanciare il processo in emulazione dentro una virtual machine, una sandbox, un'area confinata del sistema in modo che non possa fare danni eseguendosi realmente sul sistema dell'utente. Quindi diciamo che se uno di questi processi non viene riconosciuto come processo lecito, perché semplicemente non sappiamo cosa fa, se viene riconosciuto come processo malevolo, sicuramente viene eliminato o fermato, insomma. Se invece è un processo sconosciuto, diventa un sorvegliato speciale da parte di DeepGuard, giusto? E Esattamente. quindi intervengono altri motori per cercare di capire che cosa fa nel corso della sua vita, nel senso che non è una cosa che si esaurisce al momento. No, Man assolutamente. mano che il processo sospetto continua a lavorare sul computer, i vari motori di DeepGuard lo tengono sott'occhio. Questa qui è una cosa molto interessante, soprattutto per quello che riguarda il concetto di malware mutante. Noi sappiamo appunto che uno dei grossi problemi che hanno avuto i vecchi antivirus con il malware è che modificando la famiglia anche solo di un solo bit, il checksum cambia e quindi non veniva rilevato il nuovo malware. Con questa nuova ottica, però, attenzione, le cose cambiano, nel senso di sei cambiato, quindi non ti abbiamo mai visto in giro, allora sei un tizio sospetto. Esatto, appunto il meccanismo della prevalenza. Esattamente, quindi questo qui è il meccanismo della prevalenza, cioè ci dice che se non si è visto bene in giro, è un po' il meccanismo della
cittadinanza di paese, nel senso di che guardano con l'occhio storto il forestiero, se vogliamo. È un po' quella l'idea. Sì. Beh, vedi che allora le logiche alla fine della, del sapere popolare tornano anche in questi campi all'avanguardia. Per oggi allora chiudiamo qui questa nostra pillola, ci vediamo alla prossima.